contact. Goblin, through 1, Camel, 1-1, clear to contact position. Ben ritrovati a tutti. Oggi effettueremo l'addestramento numero 15 del tutorial di Falcon. Tratta l'utilizzo di bombe a guide inerziali GPS. Dividerò il video in due parti, la prima che tratterà le JSOV, cioè le AGM 154, che sono bombe a guida inerziale GPS, e in un secondo video tratterò le JDAM, che sono delle bombe a guida GPS. Allora, iniziamo subito. Andiamo col dirvi che ho aggiunto un'altra videocamera posteriore, eccola qua. Questa videocamera riprenderà il mio monitor strumenti affinché poi voi possiate vedere anche quello che vedo io. Naturalmente vi invito, se poi la schermata totale risulta essere troppo invadente, di farmelo sapere, io vedo di togliere tutto ciò che è superfluo o comunque può dare fastidio. Diciamo, questo è un esperimento. Ma io direi di andare subito. Ok, al nostro pannello. E iniziare. Allora, iniziamo col dire che gli AGM 154 JSOV sono delle bombe a guida inerziale GPS che sono state progettate e costruite per andare a sostituire le bombe di tipo Paveway e di tipo Maverick. Sono delle bombe di tipo standoff, cioè lanciabili in grandi distanze fuori dalla portata dell'antiaerea nemica, quindi possono essere lanciate a notevole distanza, a notevole quota, e sono di tipo lancia e dimentica, nel senso che, per chi non lo sapesse, lancia e dimentica significa che tu ingaggi, selezioni il bersaglio, lanci e non devi rimanere agganciato. Puoi tranquillamente o agganciare un secondo bersaglio oppure andare via. Gli AGM 154 non hanno alcun tipo di propulsione. Ora vediamo un attimino. Allora, bombe, GPS, eccole qui. Queste sono gli AGM 154. Faccio inquadrare meglio, ecco qui. Non hanno alcun tipo di propulsione, ma sono bombe plananti. Praticamente queste qui che vedete sono delle ali che vengono dispiegate al momento del lancio e servono per direzionare questo grosso serbatoio verso il bersaglio. Vi sono verso il bersaglio tramite il sistema di guida inerziale e tramite un sensore GPS. Su Falcon ci sono due tipi di AGM 154 utilizzabili, di tipo A, che è questo qui, è di tipo C. Il tipo A è composto da 145 submunizioni di tipo BLU-97B ad effetto combinato. Come vedete qua da questa immagine, praticamente questo contiene queste 145 bombe
che vengono rilasciate vicino al bersaglio di tipo a grappolo, creando una zona di impatto molto potente. Invece le 154C sono sempre composte da munizioni, ma all'interno contengono un sistema di guida autonomo IR a infrarossi che aiuta la precisione di questo bersaglio, del bersaglio, e hanno una testata di tipo breech, cioè a frammentazione e penetrazione. Ora torniamo alle nostre 154A e, anzi, vi metto in sovraimpressione il video mentre vi spiego. Un video di repertorio dei test sull'utilizzo dei JSON, dei video reali. Come abbiamo detto, è una bomba planante costituita da un involucro, al cui interno sono collocati il sistema di guida e la carica bellica. In questa missione, nello specifico, impareremo ad usare appunto gli AGM 154A, che dispongono di 145 ordigni di tipo BL197 a grappolo pesante. Ogni BL197 ha un peso di circa 1,54 kg, sono a carica cava per penetrare le blindature. È un involucro a frammentazione in zirconio con effetto incendiario. Quindi penetrano, esplodono, si frammentano e si incendiano. Questo tipo di armamento è molto utile contro automezzi e contro truppe disposte su un'area abbastanza vasta, in quanto nel momento in cui vengono rilasciate si crea questa pioggia di bombe che penetrano, esplodono, penetrano le blindature, si frammentano e si incendiano. Sono veramente qualcosa di terrificante, sperando mai di non trovarsi dal lato opposto e di vedersi una 154 arrivare. Sono molto precise e hanno un CEP, cioè un circolo di errore probabile di 3 metri. Praticamente sono veramente chirurgiche. Non avendo propulsione, la gittata dipende dalla velocità e dalla quota del velivolo. Ora, io passerei in un secondo alle immagini perché vorrei spiegarvi. Ok. Vediamo se riesco a spiegarvelo così. Allora. Questo tipo di bombe vanno innanzitutto allineate tramite il sistema di guida inerziale, va allineato tramite il TACAN ad una stazione, e bisogna aspettare che i GPS ricevano il segnale corretto. Lo vedremo sopra gli MFD, sopra l'MFD nel sistema SMS, nello specifico il tipo di quando sarà pronto l'allineamento. Detto questo, parliamo della programmazione. Questo tipo di bombe vanno correttamente programmate. Naturalmente, essendo, vediamo se è spenta, scusate. Vabbè, torneremo dopo. Essendo programmabili, essendo lanciabili a distanza notevole, ti permettono una corretta programmazione.
programma dalla pagina SMS dell'MFD e vediamo innanzitutto cosa si può programmare. Sì, se sentite questo rumore è perché si è spenta la videocamera posteriore, accenderemo successivamente. Allora, è possibile programmare innanzitutto il tipo di rilascio, cioè possiamo rilasciare una singola bomba che va sull'obiettivo, oppure programmare il rilascio di più ordigni, di due nello specifico, di due ordigni, e dire a questi ordigni come devono viaggiare. Lo vediamo nella pagina SMS da questi triangoli. Vediamo se riesco a ingrandire un poco l'immagine. Ok, centriamola di più. Ok, perfetto. Da questi triangoli. Quando ce n'è solo uno, significa che la bomba si dirigerà sull'obiettivo, una sola, sganceremo una sola bomba, si dirigerà verso quell'obiettivo. Noi potremo successivamente selezionare un secondo obiettivo e puntare una seconda JSON su un altro obiettivo. La disposizione, si può scegliere la disposizione di rilascio, o meglio, se noi decidiamo, essendo per esempio come in questo caso nella missione, torniamo un attimino qui, andiamo a fare il recon di questa missione. Allora, eccolo qui. Questi sono i carri. Come vedete, ci sono dei carri allineati. Eccoli qui. Qui ci sono gli altri. Perché è importante? Perché abbiamo in questo caso una specie di DT, o comunque noi lo vediamo dal recon, anche se possono essere disposti diversamente. Torniamo al pannello immagini. Ok. Quindi sganceremo due missili, scegliendo per esempio, questo è l'indice di formazione del missile, cioè i missili verranno sganciati e arrivati ad una certa distanza si posizioneranno uno dietro l'altro in questo caso e andranno verso l'obiettivo. Oppure si possono impostare i triangoli uno accanto all'altro, il che significa una volta sganciati seguiranno l'obiettivo e si manterranno paralleli tra di loro. Questo perché? Perché se noi dobbiamo colpire un obiettivo così, è meglio che i missili vadano paralleli per beccare entrambi, per beccare più punti possibili. Se invece ce l'abbiamo in verticale, cioè frontale a noi più frontale, avere due missili significa che impatteranno in questa maniera. Prima uno e poi l'altro, spero si riesca a capire. Ok, cosa è importante sapere? Innanzitutto è importante sapere alcune cose della pagina di controllo dell'SMS, e cioè innanzitutto l'angolo di attacco, l'attack heading che vediamo qui. Nell'immagine nello specifico ci dice che l'attack heading è stato selezionato a 45 gradi, quindi questa, come vedete, è il nord. E questo è 45 gradi, questo è l'obiettivo, e questi sono 45 gradi rispetto al nord. Quindi i missili vengono rilasciati e
e si dirigeranno tramite la guida inerziale in posizione a 45 gradi. Perché è importante impostare? Perché quei 45 gradi ti danno la posizione di impatto. Questo è il target. Se sono allineati a 45 gradi, noi saremo sicuri di colpire diciamo, la testa e la coda del nostro obiettivo. Spero di essere stato chiaro. Naturalmente, l'attack heading noi ce l'avremo quando avremo sull'FCR in vista l'obiettivo, perché anche se abbiamo un'idea nel briefing di come possono essere posizionati, essendo dei carri, possono anche spostarsi. Poi, ugualmente, abbiamo l'impact spacing. Lo spazio, l'impact spacing indica la distanza che ci sarà di impatto tra l'obiettivo selezionato e la caduta, diciamo, l'impatto dei JSON. Quindi, se noi abbiamo una serie di carri posizionati a 45 gradi, ipotizziamo che qui ci siano tutti dei carri. Noi selezioneremo, per evitare di selezionare più bersagli, noi selezioneremo innanzitutto due JSON, li imposteremo a formazione uno davanti all'altro, selezioneremo come zona di impatto 1200 piedi. Queste distanze sono sempre fattibili vede da vedere sull'FCR o tramite il TGP nel momento in cui noi andremo a selezionare il bersaglio. Andremo a ingaggiare il bersaglio centrale di questa colonna e sappiamo che tra la prima e la seconda ci sarà un totale, attenzione, un totale di 2400 piedi, perché scusate, di 1200 piedi, perché tra il target che abbiamo selezionato cadrà prima, o meglio, in realtà cadranno quasi contemporaneamente, però nella zona che abbiamo selezionato ci sarà la zona di impatto di 1200 piedi, quindi saranno 600 piedi dal target e 600 piedi dal target. Spero di essermi spiegato. Fondamentalmente, se abbiamo una colonna, noi selezioneremo il punto centrale e 1200 piedi, che diciamo che è questo, di zona di impatto, di spazio di impatto. Quindi i due andranno a cadere qua, creando il massimo impatto e la massima distruzione possibile sull'intera colonna. Poi abbiamo l'EGEA, EGEA, praticamente è l'altitudine di rilascio delle bombe all'interno dei JSON, le famose BLU 97B, il grappolo di bombe, la pioggia di bombe. Quella è l'altitudine di rilascio. Noi possiamo impostarla più o meno alta in base, naturalmente, al cono di distruzione o alla vastità dell'area che noi vogliamo colpire. Naturalmente, più sono concentrate, più l'effetto sarà devastante. E il decidere l'ampiezza dipende da quanto effettivamente siano distanti i mezzi e dal tipo di mezzi che noi andremo a cercare di distruggere. Per esempio, se ci sono molte truppe sparse, creare un bel cono
significa creare la massima distruzione. Certo, se invece nei pressi ci sono anche dei nostri alleati, ridurre il cono significa evitare che vengano colpiti anche i nostri. Quindi a 2500 piedi, come segnato qui, per esempio, verranno rilasciate queste bombe che cadranno a pioggia. Il ROB, ROB è praticamente la distanza di allineamento rispetto al bersaglio. Che significa che se noi abbiamo selezionato il TGP, queste bombe viaggeranno, arrivate in questo caso a 4 miglia, effettueranno la virata, si allineeranno e andranno sul bersaglio. Ok, dovrebbe essere tutto. Vi ho ammorbato con questa cosa, ma è importante conoscere bene gli strumenti che noi andremo a utilizzare, perché, come dico sempre, conoscere queste cose fa la differenza tra una missione finita bene e una missione finita male. Ora andiamo a vedere al volo di cosa stiamo parlando. Allora, innanzitutto noi, questo purtroppo lo fa già in automatico il... scusate, devo passare. Ok, perfetto. Ok, lo fa già in automatico, si allineerà perché è già stato impostato la guida inerziale al TACAN, nello specifico della base di Soco. No, scusate. Sì, sul punto 4, sullo steer point 4, allineerà il sistema di guida inerziale, intanto si allineerà anche il sistema GPS. Vediamo il loadout al volo. Abbiamo, come vedete, ben 4 AGM 154 di tipo A. Sono bombe molto molto pesanti, abbiamo anche il TGP, anche se vi posso dire che è abbastanza inutile in questa missione. Sono bombe di tipo veramente veramente pesanti. È indicato utilizzare in questo caso l'autopilota per evitare che nel momento del rilascio il velivolo viri bruscamente. Anche perché dobbiamo essere concentrati al rilascio del primo e il rilascio del secondo. Rilasceremo le prime due bombe su una colonna e le seconde due sulla seconda colonna, lo vedremo durante la missione. Quindi è segnato il TACAN già impostato di default in questa missione sulla stazione dell'aeroporto di Soko. Questo perché serve l'allineamento TACAN serve per correggere eventuali errori nella guida inerziale. Naturalmente c'è anche il sistema GPS che evita questi errori. Perché si usano gli AGM 154 JSON? Perché qui abbiamo dei SAM, dei SAT-3, che difendono la zona. Questo, diciamo, al momento non ci interessa, è fuori dalla nostra guida, dalla nostra zona, quindi non ci dà importanza. Quello che è importante è questo, che va a coprire la zona. Quindi noi, già a circa 20 miglia, quando comparirà la JIZ nella DLZ, che significa JSOV in zone, saremo pronti a rilasciare il nostro carico bellico, evitando di passare in questa zona.
Ok, io direi di partire, però devo fare un taglio perché devo probabilmente ricaricare la macchina fotografica dietro. E appena sarà pronta mi vedrete già in volo, quindi vedrete direttamente il taglio in volo. Bene, ci siamo. Allora diamo gas, diamo potenza, mettiamo subito il pilota automatico, steer point, lo mandiamo in sequenza. Ok. Accendiamo i nostri AGM 154. Come vedete, è già il sistema inerziale su Takan e se noi andiamo a vedere, ecco qui, vedete il canale 43X, che è il canale dell'aeroporto che vi dicevo che si trova sullo steer point 4. Ora si sta allineando, si stanno allineando, come vedete. A 10, a 9, più ci avvicineremo allo steer point, più questo numero scenderà fino al ready. Come vedete, in SMS vedete ALN, cioè allineamento. Ok, andiamo a vedere la control page. Potete vedere in basso. Vedete, ATK, cioè l'azimuth di attacco, l'altitudine leggera in cui si apriranno le bombe e il ROB, cioè quando l'allineamento ci sarà l'allineamento delle bombe rispetto al bersaglio. Ok, togliamo la control page. Come vedete, qui c'è il triangolino singolo per lo sgancio di un solo ordigno, così sono due triangolini paralleli, i missili si dirigeranno in maniera parallela e così invece sono allineati. Ora noi lo lasciamo allineato, vediamo sulla pagina che sta ad A3, quindi A2. Si sta allineando. Ok, noi allunghiamo già. Come vedete, c'è scritto JIZ, cioè JSOV in zone, perché naturalmente al momento c'è lo steer point 4 selezionato. Siamo già andare sul 5. Ok, visto che siamo belli distanti. Attualmente sta facendo tutto il pilota automatico. Andiamo con il cursore dell'MFD sul nostro obiettivo. Eccolo qui, che si trova qua. Benissimo. Come vedete, sull'FCR già compare. Eccolo qui il nostro. Guardate l'MFD di sinistra, dove c'è l'FCR. Guardate già com'è. USB 2. Ora frizzo un secondo perché voglio farvi vedere una cosa importante. Allora, zoom, perfetto. Come vedete, questi sono i nostri obiettivi. Si trovano a forma di T, quindi noi sganceremo due JSOV prima per distruggere questa colonna e poi per distruggere quest'altra colonna.
Come vedete, si trova come angolazione. Questa è l'angolazione. Io ora da qua si vede meglio. Si trovano più o meno a 270 gradi. Allora, se io imposto la rotella più o meno su come sono direzionati, vedremo 270 gradi. Quindi il nostro azimuth di attacco sarà di 270 gradi. Ok? Vedete? Ora noi possiamo già impostare i nostri missili come distanza TGP. Andiamo a vedere, possiamo con il TGP andare in air ground, dare sul control page, dopodiché andare su menu, selezionare frag, possiamo mettere, vedete, il radio della frammentazione, se noi conosciamo. Allora, innanzitutto io lo vorrei però, diciamo, 100. In realtà lo vorrei in piedi, ecco. Questo è il raggio di 1280. Perché ho impostato il raggio di 1280? Perché è quello che più si avvicina ai 1200 dell'EGEA che noi inseriremo. Dell'EGEA, scusate, dell'aggancio dei missili. Così noi avremo più o meno. Ok, perfetto. Exit. Così noi avremo un circolo di quella che è la zona di impatto dei nostri JSON. Questo naturalmente in questo momento siamo molto alti, ci sono nuvole, non si vede, però è un sistema abbastanza utile per vedere la zona di impatto dei nostri JSON. Quindi ricordiamo su control menu e con i TMS andiamo a selezionare il frag. Ok. Torniamo sulla nostra pagina. Gli diremo che possiamo anche volare, tanto di tempo ce n'è. La zona di impatto è di 1200 piedi. Ok. Scusate se guardo, se vedete in basso, guardate l'MFD in basso a destra. Andiamo su control page. L'azimuth abbiamo detto che è 270 gradi. Come vedete siamo veramente molto distanti ancora, quindi abbiamo tutto il tempo. L'EGEA, cioè il momento in cui si aprirà, diciamo che 2005, 2500 piedi, Rob 4 miglia va bene. Ok, ora noi possiamo già selezionare il nostro bersaglio. E fondamentalmente aspettare. Mettiamo la registrazione dell'ACMI. Ora dobbiamo aspettare che questo scenda nella JIS, nella JSON in Zone, per poter sganciare le prime due. Usciamo dalla pagina di controllo. Come vedete,
Siamo anche sufficientemente distanti. Ci portiamo a 30 miglia, già a 20 miglia possiamo lanciare. Allora, scusate, drifto. CZ, TMS up. Ok, siamo quasi in zona, aspettiamo la Sparky, 3-2, wingman, gli request permission to diciamo engage. Sparky, che può 3-2, weapons attaccare. free. 2, welcome. Ecco qui, siamo in zona, quindi possiamo sganciare la prima, aspettiamo Bruiser. che si allinei. E la seconda. Bene, ora sull'MFD spostiamo in modalità parallela. Engaged defensive. Andiamo a selezionare il centro dell'altra colonna in modo che arrivino paralleli e sganciamo il secondo carico bellico. Prima. Seconda. Ok, abbiamo scaricato. Caution. Impostiamo. Caution. Sì. E ora togliamo l'autopilota e possiamo già andarcene. Come vedete, conoscere l'armamento ti permette di operare in velocità e in maniera chirurgica. Ora andiamo sullo steer point. Facciamo Shift 7 e vediamo che i nostri dirigersi, i nostri JSOV, GVU released. GVU intanto. released. Il 2. nostro wingman sta lanciando. Allora, se vi chiedete come sto volando, inquadrando quello, è semplicemente perché sto guardando gli strumenti. Ok, ci troviamo abbastanza fuori zona. Guardiamo i nostri JSON che arrivano a destinazione. Come vedete, hanno aperto le ali e si stanno dirigendo verso l'obiettivo. Possiamo inserire l'autopilota. Tanto seguiamo. Purtroppo per questioni grafiche non si vedrà il rilascio delle bombe. È troppo complesso fare una cosa del genere, quindi su Falcon vedremo dirigersi direttamente l'intero carico, poi vedremo l'esplosione e basta. Ecco qui. Arrivano. Come vedete, ci sono già delle esplosioni. Significa che le altre sono già arrivate. E ora arrivano pure queste. Allungo la visuale. Eccole, vedete i carri? Boom! Obiettivo colpito.
Ok, come vedete non è complicato l'utilizzo dei JSON conoscendo il sistema. Sono molto precise, sono molto distruttive. Ora vi farò vedere eventualmente l'ACME. Direi a questo punto di salutarci qui, non arriviamo fino all'aeroporto, visto che già il video è durato tanto. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, visitate il gruppo Facebook Falcon BMS Italia e ci vediamo al prossimo video dove analizzeremo le JDAM, le bombe a guida GPS. Ok, per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ok, facciamo un'analisi dell'ACVI. Ecco qui. Allora, come vedete, sono stati sganciati, questo è il nostro obiettivo, sono stati sganciati i JSON. Eccoli qua. Vedete? Questi sono i primi, questi sono i secondi che abbiamo sganciato. Quindi, vediamo. La cosa importante, guardate. Viaggiano tranquillamente, come potete vedere. Secondo la rotta che noi abbiamo utilizzato per lanciare, dopodiché a 4 miglia, vedete, virano, iniziano la virata verso 270 gradi, come gliel'abbiamo impostato noi. Questi due, che sono i secondi, che abbiamo detto andavano paralleli, si posizionano in maniera parallela, questi qui invece si posizionano uno dietro l'altro. Quindi andiamo a seguire i nostri JSON, come vedete, impattano e distruggono in maniera parallela questa colonna e successivamente vedete in maniera parallela questa, in maniera parallela, scusate, in linea quest'altra, mantenendo i 270 gradi. Purtroppo l'ACMI non è abbastanza fedele per quanto riguarda le manovre, per quanto riguarda l'effetto di istruzione un po' meno, però vi posso assicurare che noi, avendo impostato 1200 piedi, quindi 600 piedi e 600 piedi, a quell'altezza abbiamo distrutto praticamente tutto, poco è sopravvissuto. Bene, piccola analisi del video dell'ACMI, che è molto importante. Vedete, io continuo a mandare, vedete, Rob 4 miglia, Azimuth, attacca Azimuth 270 gradi, che si dirigono a 270 gradi. Impattano. Bene, questa piccola analisi terminata e alla prossima.